Buongiorno ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi è il mio onomastico. In realtà non ho mai fatto un video in occasione del mio onomastico, però quest'anno mi è venuto il pallino di farlo, anche perché sono tipo 2-3 giorni che non metto video più sul canale, quindi volevo anche un video un po' diverso dal solito e va bene. Infatti tra poco devo uscire per comprare gli ingredienti per fare il tiramisù, perché di solito io all'onomastico mi mangio il tiramisù, di solito. Mi ricordo che un anno fa l'ho passata a piangere per colpa di un deficiente che mi stava rovinando la vita. Però quest'anno è molto diverso, quest'anno sto bene, certo, non proprio bene, perché ho ancora gli attacchi di panico, crisi d'ansia, però comunque non piango, questa è la cosa importante, che non sto piangendo. Anche se magari sì, a volte mi viene che non posso respirare, però penso che sia tutto normalissimo e vedo anche magari a settembre di cominciare a fare dei colloqui con uno psicologo a cercare di capire perché ho questa specie di attacco di panico che mi viene, perché è da un anno che ne soffro, anzi in realtà più di un anno, perché ho iniziato a giugno di un anno fa, adesso siamo alla fine di luglio, quindi in realtà sarebbe proprio un anno e quasi 2 mesi che soffro di questi attacchi, quindi devo fare qualcosa, non lo so se questa pandemia sia la conseguenza dei miei attacchi di panico, perché prima non ce li avevo, però devo comunque fare qualcosa e magari parlare con uno specialista mi aiuterà. E questo non significa essere handicappati o malati, ma significa semplicemente c'è un problema che si può risolvere e magari lo risolvi prima se vai da qualcuno. Oltre a questo io avevo pensato, diciamo, per il mio onomastico, tornando al discorso, di mangiare stasera la cena praticamente fuori al balcone, perché è estate, fa caldo, non è come il mio compleanno, per dire, che in primavera. Io faccio l'onomastico estate, quindi per dire fa caldo, ti puoi mettere anche fuori al balcone a mangiare, tanto comunque fa notte tardi, quindi per dire si può mangiare fuori al balcone, visto che noi comunque verso le 8, 8 e mezza massimo ceniamo la sera, quindi per dire si può fare. L'unica cosa è che è nuvoloso, speriamo, ci dobbiamo mettere a pregare che non piove, perché cioè io ho sognato questa cosa da una vita, praticamente io non ho mai mangiato fuori al balcone, quindi ho detto faccio qualcosa di diverso, mangio fuori al balcone, però se piove chiaramente non posso mangiare fuori al balcone. Quindi mi auguro che non piova veramente. Ma tra poco vado a fare la spesa. Non so se ve l'avevo già detto che andavo a fare la spesa. Vi avevo parlato sì del tiramisù. Però non so se vi avevo detto vado a fare la spesa. Vabbè, comunque ci aggiorniamo più tardi. Sono rientrata proprio ora, questo è quello che ho preso la pizza per stasera, poi ho preso le scamorze, il caffè che in realtà non c'entra niente però si era finito, il cacao per il tiramisù, le uova per fare il tiramisù, il mascarpone per fare il tiramisù, poi che altro, chiaramente i biscotti per fare il tiramisù. E ovviamente le bibite, una bottiglia d'aranciata e un'altra di tè che è rimasta pure incastrata sotto, ecco, uscita. Non ho preso la Coca-Cola perché noi di solito non ci andiamo matti, ma andiamo matti più per queste due cose. Adesso mi sono anche cambiata perché stavo a sudare. Sto caldo proprio a me distrugge, infatti non vedo l'ora di andarmene in montagna perché non ne posso veramente più. E adesso penso di mettermi a fare tipo il tiramisù, penso. Adesso mi metto a fare il tiramisù, io uso il mascarpone, zucchero a velo e le uova. Ho appena iniziato a fare il tiramisù, anzi la crema per il tiramisù, e praticamente ho già fatto il primo danno.
Aiuto ragazzi, cioè sono andata a dividere le uova, sono andata a dividere le uova e praticamente l'uovo su bianco e qua tutte le uova rotte. Ciao ragazzi, speriamo che sto ridendo, però rido per non piangere. Ho finito di fare il tiramisù, devo dire che sono abbastanza soddisfatta nonostante l'errore iniziale. Devo dire che è venuto abbastanza bene. Ecco, per fortuna il tempo mi è venuto a favore. C'è ancora un po' nuvoloso, però non piove, quindi possiamo cenare fuori. Faccio vedere come ho sistemato. Il tavolino un po' stretto, però non è che ci si può aspettare chissà che cosa. Poi comunque la pizza la mettiamo direttamente nel piatto, poi vabbè, si vedrà. Ragazzi, allora, io mi sono divertita tanto nella giornata di oggi. Se ripenso un anno fa in cui sono stata a letto, denutrita, stanca, delusa perché un deficiente mi stava rovinando la vita, dico quest'anno mi posso ritenere più che soddisfatta. E quindi, ragazzi, vi saluto qui.